permesso? Certo, che fa? È permesso? Ciao! Ciao! Sono un DJ, prego, prego, venite. Fate un discorso, per favore. Ciao Carlo, tutto bene? Carlo è andato via. Prego, prego, questo è lo studio di Carlo Gloria, il presidente di H, dell'associazione H, anche il nostro lume tutelare. Ciao. Ciao. Bene. Ciao, ma abbastanza. Ieri mi sono preso una volta. Ieri c'era la festa. Hai bevuto troppo? Ciao, come va? Tutto bene? Sei con la telecamera, non in bici. Sì, in bici, ma la telecamera la tengo. Vuole al palco di opera. È uno dei bar di opera che conosciamo quasi tutti, no, Simone? Ed è una campionatura fatta con lo densitometro, con lo spettrofotometro del quadro originale. Quindi ho estratto dei numeri che sono dei colori e ho inventato questi colori Pantone messi in successione. La mia ricerca è cercare l'assunto di togliere il descrittivo, il figurativo di un'opera e conservare qualche sensazione che arriva comunque. Quindi la sintassi della successione dei colori, la gradevolezza dei volumi di chiaroscuro, eccetera. Un po' questo è in sintesi il lavoro. E questo si tiene molto giustamente con queste gamme cromatiche che si... Sì, il lavoro nome si chiama Sempling, che vuol dire campionatura, proprio perché è matematica. Cioè, il lavoro è campionato di quale artista famoso? Hopper. Ah, Hopper. È uno di loro. E qual è quello più famoso? Sì, c'è la fotina qua dentro, sì. Quello è sì, c'è il Dario, vetrina, con le persone bancone. Quello è conosciuto da tutto il mondo come il lavoro classico di Hopper. Sì, è il lavoro con quell'artista che racconta un'America... Sì, sì, un po' depressa, sì. Prima della pop art. Sì, esatto. E questo invece è sempre, il principio è sempre lo stesso, fondamentalmente. È lo stesso, e sono due qua a questo punto. C'è quello di sinistra, dal centro, la mezzaluna di sinistra, che è Diego Velázquez, che è la figura del ritratto di Papa Innocenzo. E sul lato destro invece Francis Bacon, che dà una risposta critica. Ah, certo, sempre quella chiaro. Quindi c'è un momento dove i colori si sposano, sono in armonia, e sulle periferie invece, cioè sulla parte centrale del quadro, ci sono degli affitti degli urti. Perché in effetti effettivamente è diverso. Lui con il viola e il lilla, poi Bacon vuole manifestare tutta la sua durezza, la sua chiaro. Critica nei certo. confronti della certo, certo, certo. Ha servito. Chiaro. Sì, Stefanissimo, prego. Ok, je parle en français, elle traduit. Oui. C'est bien pour toi? Ouais. Traduci tu, traduci. C'est bon. Alors, j'ai fait cette installation et cette installation. Celle-là s'appelle Dogmoplasmos. 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 Ok, Dogmoplasmos. J'ai mis ensemble le mot dogme et toxoplasmos pour dire. Ha messo insieme la parola dogma e toxoplasmosi in un'unica parola. E la dogma è la lumière, c'est la lumière au milieu. Et tout le. Toutes les personnes qui vont suivre la lumière et qui vont toutes suivre la même chose. Donc c'est pour parler du dogme et de l'enfermement dans le dogme. Ok, quindi voilà. Tutte le persone sono attirate da questa luce e lei sei tu? Parler du dogme et de l'enfermement dans le dogme et le fait que tout le monde va être attiré par la lumière. Quindi della chiusura. Qui n'est pas forcément la vérité. E sono attirate da questa luce che forse non è proprio la verità. Certo. Ce sont des lapins, ce sont des portes couvertes. Tu sais, ce sont des portes qui permettent de les poser. Et ma quindi tu as scelto il coniglio per qualche motivo? Y a-t-il une raison pourquoi tu as choisi le lapin? Oui, parce qu'ils se reproduisent vite et beaucoup. Parce qu'ils se reproduisent encore en fretta et molto. Celle-là, c'est. Le nom pourrait
être après la tempête. Allora, il nome potrebbe essere dopo la tempesta. Voilà, et c'est avant, après. Prima, dopo. Mais il y a des visiteurs qui m'ont dit qu'on pouvait aussi imaginer que l'énergie pourrait venir du charbon pour alimenter la. Voilà. Fatto notare delle persone che l'energia potrebbe essere il carbone per alimentare. Alors, voilà, vous voyez ce que vous voulez. Merci.